Signore e signori, preparatevi a un'indagine che metterà alla dura prova anche i più esperti meccanici. Oggi ci addentreremo nel cuore di un enigma che affligge milioni di automobilisti, e cioè, ma dove diavolo è finita la stina dell'olio? Ecco Mario, un meccanico, alle prese con il suo primo cambio d'olio a un veicolo dotato di astina. Ed eccolo mentre cerca di controllare il livello dell'olio dopo aver fatto il suo bel tagliandino. Si avvicina furtivo, controlla e effettivamente non la vede. No, Mario, non c'è la stina. Mario, la stina a livello... No, quella serve per il cambio, probabilmente. No, non c'è niente dentro. Non si allunga, non è un bastone. Eccola lì, ha avuto un'idea. Che vuole fare? Mo sono curioso, perché Mario ci riserva sempre sorprese. Mario, non credo che vada bene il bastoncino per il caffè. No. Vecchie cavi inglesi, benvenuti nel mio canale, io sono Paolo e oggi vi porto a scoprire come mai i nostri costruttori, amici, con grande benevolenza, ci hanno tolto le astine da sti mostri qua, sta nave qua. Come mai hanno tolto le astine per controllare il livello dell'olio, che erano così comode, immediate e facili da usare? E soprattutto, a cosa dobbiamo stare attenti se facciamo il cambio dell'olio a un velivolo sdotato di astina? Oggi lo scopriamo insieme. Vecchia cavi inglesi, pare che i costruttori abbiano deciso di rimuovere la stina dell'olio per il semplice fatto che non si fidano di voi. E questo è il motivo. Non si fidano di voi, ma nemmeno di Mario in certi casi, perché le astine sono state tolte per impedire il controllo del livello dell'olio e quindi impedire che si metta dell'olio errato o che ne se ne metta troppo. E finché non ho sentito la storia di un mio cliente accaduta veramente, in realtà io questa cosa la pensavo improbabile, anche impossibile. Però ne ho viste di cotte, a volte mi viene da dire che forse non hanno fatto neanche male. Perché se vi raccontassi che un mio cliente dice, Paolo chiama, dice, ho fatto il livello dell'olio, però adesso la macchina fuma. E dico, ma quanto olio hai messo? E dice, io sono andato a vedere su internet e ho letto ben 8 litri di olio for transit, parliamo di qualche anno fa. Ebbene, ha fatto un rapporto dell'olio con l'olio che c'è da dentro con altri 8 litri e il mezzo andava ancora, sfumacchiava che era una caffettiera, però di fatto andava ancora. Ecco, quando sento queste cose forse mi viene da dire che la stina non è stata inventata, cioè che la rimozione della stina forse può avere anche qualcosa di buono, ma in realtà a noi professionisti un po' la vita ce l'ha complicata. E adesso noi andiamo anche a cambiarci olio e filtro su questa e vi farò vedere quanto ci vuole per cambiare olio e filtro su una macchina del genere e dopo vedere il livello, perché ci vuole una vita e mezza, e soprattutto a cosa dobbiamo badare. Sì, perché questi sensori sono un po' bastardini e fanno un po' i livelli un po' come vogliono loro, quindi bisogna stare un po' accorti, sennò esce la macchina dall'officina che va bene e poi quando ritorna, insomma, sono razzi. Si trova la chiave giusta, perfetto. Iniziamo a rimuovere il filtro. Ecco, questi filtri qua non sono mai da stringere forte, perché poi quello che fa la tenuta è la guarnizione, e quando li troviamo stretti forte, se sappiamo chi ha montato quel filtro, rischia grosso. E vediamo di rimuovere il filtro. Ok, eccolo qua. Vi chiederete, Paolo, sei diventato una principessa anche tu? Sì, a furia di stare con le principesse, sto adottando anch'io i guanti, che di solito non li uso. E i miei collaboratori sono un po' principesse, quindi lo sto diventando anch'io, insomma, per osmosi. Un filtro che non è bruttissimo, neanche bellissimo, però è sempre meglio guardarlo per vedere che non ci siano particolari tracce di limatura. Questo vale anche per il filtro gasolio, perché sennò io una lampadina me l'accenderei. Ok, mettiamola a colare. Bene. Ora dobbiamo cambiare la guarnizione che fa tenuta. Bagniamo un po' la guarnizione con l'olio, almeno va su meglio, e andiamo a inserirla. Ovviamente adesso scivola, ma ce la faremo, ok? Ok. Guarda che bella. Su. Piccola curiosità su queste guarnizioni, i motori Ford e PSA uscivano con due guarnizioni diverse e lo stesso filtro. Quindi,
proprio come ci piace a noi, se uno non stava attento e metteva il filtro con la guarnizione diversa, una quadrata, una tonda, finiva che il motore perdeva ogni strada e rischiavi di spaccare un motore perché avevi una guarnizione diversa col filtro uguale. E capitava che si confondevano, eh. Quindi sempre meglio vedere cosa si smonta prima, perché a volte per una razzata come una guarnizione buttiamo via un motore. Filtro nuovo, Bosch. Non amo tantissimo, a dirvi la verità, il marchio, però qui il fornitore mi ha dato Bosch. Comunque, come filtri d'olio vanno abbastanza bene. I dischi, vi dico la verità, io Bosch non li voglio neanche vedere. Facciamo una cosa, andiamo dentro a pulire, perché c'è un po' d'olio sporco. Ho avvicinato, ok, e si succhia tutto l'olio. Abbiamo aspirato. Attenzione che qui deve sempre rimanere un pochino di olio. Se noi togliamo il filtro e è scarico, io penso che la valvola interna non tenga, e questo per l'avviamento a freddo e in certe situazioni di guida è grave. Quindi, quando abbiamo i filtri rivolti in questo senso, è bene che ci sia un po' di olio nel portafiltro. Mettere a posto la camera adesso è un problema. Ora non ci resta che rimontare il nostro bel portafiltro col filtro nuovo e poi andiamo a scaricare l'olio. Ok. Sempre meglio stare attenti all'inizio, che si deve evitare bene. Perfetto, filtro olio cambiato. Vecchie chiavi inglesi, adesso non ci resta che scolare l'olio dalla bestia qua e dopo andare a vedere come si misura sto cavolo di livello olio, a cosa dobbiamo stare attenti. Per essere un fuoristrada l'hanno anche corazzato bene. mila viti. Vabbè, chi fa il mio lavoro lo sa. Mi comprende. Andiamo avanti. Ok. Ma che roba c'è sotto? Cos'è sta cosa? Per i gettoni dell'autopista, tienete sotto le carte. Io aprirei un sondaggio, vecchie cavi inglesi, perché sono cascate delle cose dal... Ah no, sono le... Ma va, hanno messo le... per antirumore delle ranelle in teflon, plastica. Non le avevo mai viste, a dire la verità, sotto queste carte. Sarà anche perché io non smonto un po', da molto in realtà, le macchine e ho altro da fare. Comunque, va bene. Ok, adesso possiamo scaricare... Motore non asciutto, eh. E già questo non mi piace. Ok. Faccio vedere che... Io quando vedo i motori così con 100.000 km non è che mi piacciono tanto, però Land Rover, dove mi sei finita? Dove? Comunque il tappo di scarico è questo, adesso scarichiamo i 6 litri d'olio che tiene la bestia e poi facciamo il livello. Abbassiamo, se no facciamo un disastro, olio dappertutto, e non ho nessuna intenzione di mettermi a fare la donna delle pulizie adesso, anche perché è appena passata, quindi se sporco tutto. Sono riuscito a sporcare lo stesso, poco. Comunque è sempre così, quando non vuoi sporcare, sporchi. Quando non hai tempo, perdi tempo. La dura vita delle vecchie chiavi inglesi è questa. Là, lindo e pulito. Se vi interessasse provare la qualità dell'olio motore quando lo smontare, esistono delle mostrine che marcate TUV, molto carine, che io utilizzo e ho già fatto un video, non lo faremo su questa, se no facciamo le calende greche, ma carino, se volete infinocchiare chi vi ha venduto l'auto o non vi fidate perché so che siete malfidenti, e che chiami inglesi, potete benissimo usarle. Adesso mettiamo il tappo. Al di fuori di pulire ancora olio che è in giro. Un pochino di pasta nera, un pochino, non certe obrobi con 4 tonnellate di pasta che poi fa uno schifo sulla coppa. E andiamo a mettere il tappo. Allora, il cartel col razzo, che lo metto adesso perché non ho niente tempo,
Tra l'altro prima si è spento il microfono perché si è scaricato questo, quindi l'audio non so come si sentirà dopo, vabbè, ma non è un problema. Adesso abbassiamo il nostro, la balena qua e facciamo il livello dell'olio. Insegniamo a Mario come si fa il livello dell'olio con, no, senza asteno. Sì. Vediamo dalle specifiche quanto olio tiene la bestia lina lì. 6 litri d'olio, rigorosamente castro, lo andremo a mettere. Iniziamo a riempire le nostre tanichette. Quest'olio costa una fucilata, ma non ditelo. Imbuto e via. E buttiamoci dentro sti 100 euro di olio. Vabbè. Primo step, mettiamo solo 4,5, quasi 5 litri di olio, non di più. Primo step, ne dobbiamo mettere sempre meno. Anche perché se volessimo toglierlo, l'astina non c'è, quindi dobbiamo riscaricarlo e direi che ora, qualche genio potrebbe dire, beh, ma se da strumento diagnostico, da banca dati, dice di mettere 6 litri, mettine 6 litri e morta lì. No, perché c'è sempre una quantità residua, perché può variare. Insomma, sempre. Noi mettiamo circa un 15% in meno, così per dare una percentuale. Ora dobbiamo mettere in moto. Dimenticavo il tappo dell'olio. Peccato che io debba entrare dal mezzo e la larghezza di codesto mezzo mi impedisce di aprire le protere, quindi faremo una cosa molto comoda. Si entra da dietro. E vediamo di mettere in moto la belva. Oddio! Il processo vuole che adesso dobbiamo far scaldare il motore. Piccolo problema, una roba del genere ci mette anche 30 minuti d'inverno a scaldarsi, quindi è una rottura di balle, ma necessaria. Quindi facciamolo scaldare. 20 minuti di messa in moto, motore in temperatura, vi mostro la freccettina, freccettina qua, metà, ho girato il quadro, adesso potremo vedere il livello dell'olio. Secondo voi, vecchie camme inglesi, sì o no? Andiamo su livello olio, spero che si veda qualcosa, perché c'è un po' di zoom. Ok, livello olio non disponibile. E sì, perché non basta mettere in moto la balena qua e lasciarla girare finché non va in temperatura, quindi aspettare 20 minuti, intanto il tempo passa, poi lo si paga il tempo in officina, eh? No, bisogna aspettare 10 minuti poi col motore, col quadro acceso, che l'olio si stabilizzi e forse finalmente ci degnerà di fare il livello dell'olio. Nel mentre che lei si degna di farci il livello, elenchiamo un attimino i pregi e i difetti di questo sistema. Pregi. Se uno rimane senza olio, se ne accorge mentre va, se il sensore funziona, se, vecchie chiamo inglese, il sensore funziona, e quindi viene avvertito. Se manca un po' d'olio, glielo dice. Difetti, a nostra esperienza, il tempo che si perde qua nel fare il livello dell'olio, quando basterebbe una sina solo per fare la manutenzione. Poi per il cliente va bene il sensore che misura. Sono altamente imprecise. Perché? Perché veramente, fai il livello dell'olio, magari manca mezzo litro, il giorno dopo magicamente ne compare mezzo litro in più, addirittura si accendono 780 milioni di spie con i messaggi più emergenziali al mondo, quelli che ti incutono timore e le persone si spaventano perché magari c'è un pochino di olio in più, che per carità non ci dovrebbe essere, però se il giorno prima ce n'era mezzo litro in meno, ma perché adesso segni di più? Questo è uno dei peggior difetti di questi sistemi. Per cui se si fanno i livelli dell'olio di queste macchine, è meglio stare sempre a metà. E a metà noi problemi difficili che ne abbiamo. Perché cosa succede? Magari finché la scaldiamo qua è un conto. Poi quando magari facciamo tanta autostrada, la temperatura dell'olio supera i 100 gradi, è a lei che il livello di olio si alza inesorabilmente e spie accese dappertutto. E i clienti ci rompono in strama. Comunque ho ricontrollato adesso, dopo 5 minuti ancora, livello olio non disponibile, ma il migliore penso che sia Mercedes. Sì, perché Mercedes su tante macchine prevede l'astina. Peccato che non è di serie, la devi comprare.
così gli dai anche i soldini per comprare la stina, per andare a controllare il livello dell'olio un pochino più agevolmente mentre fai il servizio. Quindi il sistema giusto sarebbe quello, a stina più sensore. Ma se poi la stina non la dai, devi anche pagarla. Ragazzi, insomma, non finisco mai di stupirmi di questo fantastico mondo delle auto. E finalmente, dopo tanto ardua attesa, ci ha degnato di vedere il livello dell'olio, non ci credo! Insomma, 5 kg, sì, più o meno ne mancano 1 litro. Però, come vi dissi prima, signori, arrivare a metà e basta, perché comunque il range è questo qua. Perché poi magari adesso sì, il motore è caldo, ma quando si scalda tanto, tac, vi compare mezzo litro in più e poi ci sono spie, robe varie che ci rompono i soliti stravaloni. Nel frattempo si è spento anche il quadro da solo. Ah, e anche questa l'abbiamo fatta. Va bene, vecchie cami inglesi, non resta che salutarvi al prossimo esilarante episodio, consapevoli che sarà sempre un po' disagiato, con tanto tanto disagio motoristico, e noi ci vediamo alla prossima. Vecchie cami inglesi, da Paolo, un saluto. Ciao.